Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel mio nuovo video. Ok, forse non è il mio miglior modo per iniziare un video, vero? Allora, questo è un bel gioco. Hanno fatto già un gioco su... cioè, non su Roblox. Non mi ricordo come si chiama. Questo è The Wild West. Poi nei prossimi video, non mi ricordo esattamente il nome del suo canale, ma nei prossimi video metterò il nome, cioè il link del canale di un mio amico, cioè un mio compagno di scuola, di classe, più che altro. Quindi molto bello, ci sono fucili, pistole, come potete vedere è ambientato nel Far West, ci sono i forti che sono posti speciali, diciamo, in cui ci sono Gatling Ammo, per chi non sapesse bene l'inglese, non sapesse cosa vuol dire Gatling Ammo, sono non esattamente minigun, prendete... hanno una copertura con davanti le canne, prende una manovella che gira e poi un caricatore che fa scendere i colpi e spara. Questa cosa ci sono. Allora, ci sono in totale due forti proprio, perché ce ne sarebbe un terzo, ma non è esattamente un forte perché non... non è che sia proprio... non è forte perché non è armato, non ha chiusura del portone. In teoria Fort Spencer, che è quello che conquisto io di solito, perché Fort Henry, che sta vicino alla città principale, che è Bronze City, la prima città che vi ho fatto vedere prima, non ve l'ho fatta vedere prima, scusate, quella lì era Tribal Village. Allora, quella lì, prima c'è Bronze City, ci andremo forse dopo. Dovrebbe essere aperto, dato perché... vaffanculo. No, serio. Prendete, vi spiego, serve la TNT. Mo' io devo andare a comprare la TNT. In teoria uno basterebbe, ci costa 50, però dai, però... che noia. Cioè, più che noia, che brutto. È che praticamente adesso non è conquistato, però io comunque devo andare a prenderla per distruggere il portone e quindi riuscire ad entrare. Poi ovviamente si può riparare per chi ha questo, il build tool, che è molto utile perché è abbastanza utile perché praticamente se si distrugge puoi prendere con le assi di legna che tagli, puoi riparare il portone e quindi fare. Che noia, adesso devo tornare là. Allora, ma io faccio questo e altro per voi. Allora andiamo a comprare la TNT. Cioè, non compro la TNT. Io adesso voglio provare una cosa. Sì, spenderò altri soldi in più, ma vabbè. Allora, io compro la Dynamite. Oh,
facciamo 2 per sicurezza e una TNT charge, perché dovrebbe essere... sono diventato povero praticamente. Oddio, si cactus si è messo. Dovrebbe essere della dinamite compattata, non ho capito bene. Adesso ce la equipaggiamo entrambi. Tac, questo per sicurezza, e lascia, che tanto poi vabbè, i tronchetti li vendono, quindi direi che va bene. 30 sono un po', è poco, poi che ne devo comprare 6 30% che sono 24, ma 240, ma vabbè, arriverò a 1200. Dove l'ho trovato un altro youtuber che vi fa tutti i calcoli matematici, eh? Allora, una cosa, non so con quanta frequenza usciranno questi video. Giocheremo soprattutto a questi giochi, poi tra un po' uscirà un altro video, tra un po', con LOLGuy7991, e praticamente mio fratello LOLGuy, e proveremo a rapinare, non ho capito bene se la banca, il treno, il battello, beh sì, non qua, però c'è una banca a Bronze City e un treno che passa circa tutta la mappa e un battello che passa, adesso vi faccio vedere, ci sono due treni, è passato adesso qua sotto, uno e l'altro dovrebbe stare, ecco qua, è alla fermata di Bronze City. Oh, oddio, si è buggato. Quello lì è il battello, questo qua si ferma vicino a Puerto Dorado e al porto di Puerto Dorado, comunque il porto è Puerto dove si ferma prima di Puerto appena prima di Puerto Dorado è abbastanza, cioè non troppo vicino ma neanche troppo lontano. Ah, l'ho comprata per nulla. Ok. Piazza dei geniti. Ma posso mettere una scala qui? Ah, sì, se la wood blank posso. Ah, non lo sapevo. Dentro. Devo per forza stare qui, perché altrimenti non posso riparare, quindi sarebbe molto inutile andare a prendere, visto che non si può riparare. Ah no, sono diventato... Noi siamo i People White Sperance, credo, non lo so, prendiamo U, anche se non... People with Hope. Dobbiamo cambiare in Rebellion, perché siamo fanatici di Star Wars. Catture. Arrivo subito, chiamalo il guy, adesso. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, guardate se non avevo ragione, ah no, 1062, dettagli, comunque, allora, con questo Fort Spencer, il guy ci tiene a saperlo, cioè più che ci tiene fuori, perché così mi dà una mano a tenerlo. Ok, prendiamo 5. Allora, dai, fammi riparare. Perché
dai, 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 ripara. Ok, aspetta, lasciamo qua. Meno si può fare, ok. Ok, ok, adesso ripariamo. Vuol dire perché abbiamo messo tre assi, anche se non sembra, per sistemare anche, e poi adesso martelliamo per romperla ancora di più, sembra, e si riparano con del fumo. Ok, adesso perderò un po' di soldi, ma vabbè, arriverò sotto 1000, perché per la precisione a 1000, ah no, 982, perché c'è un fucile Vulcanic Rifle, questo qua, che è fortissimo, ma non sapete quanto. No, no, non voglio venderlo, non voglio venderlo, scemo, non voglio, per chi mi hai preso? Via, via, ok. Arrivo subito a... No, perché è aperto? Ok, Fort Gate. Allora... è un po' tardi, l'orgai non lo chiamo, guardate il video dopo, e quindi per questo video è tutto, vi saluto, e quindi adesso dico ciao, ciao. Momento che chiudo la registrazione.